Individuato, stordito col taser, ammanettato, caricato sull'auto dei carabinieri e interrogato tutta la notte nella caserma di Osimo. Si è conclusa così la domenica di follia omicida del 28enne Fatah Mellul, catturato dai militari dell'arma alle 20.45 a Falconara nella spiaggia di Palombina, quattro ore dopo lo sconcertante assassinio a sirolo di Clyde Bitri. 23enne, che alle 16.40 è stato trafitto da un colpo di fiocena in mezzo a una rotatoria di via Cilea in seguito a futili motivi, sufficienti però a scatenare la furia omicida dell'algerino residente nello Jesino. Un diverbo in strada ha infatti portato Mellulla a scendere dall'auto e ad aggredire con un pestaggio a suon di calci e pugni un giovane papà in mezzo alla strada. Nella macchina che seguiva c'erano tre conoscenti del quarantenne pestato che, assistendo alla scena, sono intervenuti in suo soccorso. Per tutta risposta, Mellulla ha preso il fucile da pesca subacquea che aveva nel cofano dell'auto e ha sparato trafficando mortalmente con la fiocina Clyde Bitri. Immediati soccorsi in mezzo allo sconcerto devastante per l'accaduto, ma per il 23 operaio ad Ancona non c'è stato nulla da fare. Immediata anche la caccia all'uomo con Mellul che si è ripreso la fiocina ed è fuggito a bordo di una Opel Zafira guidata dalla sua ragazza. Il maxi di spiegamento di forze l'ha però rintracciato dopo quattro ore ancora in possesso della fiocina e scattato l'arresto per omicidio.